Perché il mio nome è tutto maiuscolo. No, ma dove è sto scempio? Tieni. Ah no, che lo scempio, no. Lo scempio intendi lui? No, io il matchup lo scempio. Oh Gesù, no, siamo ancora con il gatto partito. Tu ti becchi, cioè, se sta, perdi sta lagando da me. Ti becchi. Anche da te sta lagando. E se vinci da me ti becchi, o tremo gli altri comunque. No, te ne becco gli altri. Ah no, è vero, hai ragione. Sì, sì. Vabbè, dai, va bene, stacca. Ditemi se si vede laggato o no. Come si vede? Crem, continua a fare cose nel training. Per vedere un attimo se lagga o no. No, vabbè. No, sì. Grazie che si vede. Grazie. Voglio sapere se sta laggando o no. È fluido, lagga, splicca. Usate il verbo che volete. È fluido il bresciano, no, ovviamente. Good. Dai, Paki! Si vede, madonna. Paki! Cioè, fluido, allora, ha detto fluido. Fluido, ok. Va bene. Comunque, se è fluido da voi... Ah, ma devi giocare tu! Che? Devi giocare tu! Ah! Ma l'hai visto nell'overlay? Ok, ha detto fluido, apposta. No che non l'ho visto nell'overlay, perché devo fare io! Comunque, mi spezza. Ma qui non ho capito, devo commentare che... No! Ah, no, vai, tirato se vuoi. Almeno vai. Vai in tre, Vai. Fate voi. Tu sei più con il Bowser Jr. È vero, so decidetevi. Tutto. Comunque mi uccide che Crem dalla telecamera sembra Walter White. Ma perché? È uguale. Intanto sto dormendo. Allora, fatemi Crem, sveglia. Fatemi aggiustare una cosa. Ah, stai pregando alla Mecca perché non volevi giocare contro Isabel? Fra. Metti Falco. Falco. Perché? Se non serve Falco? No, non credo. E allora? Non è mica pato. Mettimi tutto maiuscolo così mi sento importante. Va bene. Se riesco. Vai. Oh. Caps. Dove l'hai? Quello è un 1 ma va bene uguale. No, va bene perché così è il tuo nuovo tag. Esatto, sono cimo dei fades. Cimul 1 è il mio tag su Fortnite, che è C1M0L1X. E non è neanche una battuta. Comunque, Winners Quarter Final, quindi per la top 8. Sicuro? Sì, per la top 8, c'è scritto. Sei sicuro? Abbastanza. Dov'è che c'è scritto? Winners Quarter Final. Sei sicuro? Sì. Gli faccio apposta a prendere Winners la bracket. Quarter Final, oh, giusto. Bravissimo. Ah, intanto vi aggiorniamo che Yolt è il primo in top 8 al momento. L'abbiamo visto. Non è vero, sì, Yolt è vero. Paradosso è il primo che è arrivato. E Sinon sta aspettando. Sinon sta aspettando bene. Sinon è in ascensore. Tun tun turun tun 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 turun turun. Scusate. Che palle giocare, che palle usarlo con una sola mano. Ok. Ok. Comunque, allora, da una parte abbiamo gli Agli, best Isabel italiana, penso. Addirittura. Beh, sì. Addirittura. Dai, oltre a lui c'è Final, Bertoleo, però... Il Leo. Leo, direi che è più forte gli Agli, comunque. Cioè, dall'altra abbiamo... Che sta facendo il blogger al momento. Esatto, abbiamo il primo o il secondo. Vedi, Bowser Jr. Sta in facendo Italia. Un selfie gli Agli. Esatto. Lì. Dall'altra parte abbiamo Kremesis, player milanese. Esatto. Che era nel PR di Milano, decimo, esatto. Mi sembra. Esatto. Non so. Ma c'è qualcuno in chat? Chi c'è in chat? Era solo per sapere se c'era qualcuno. Ok, c'è qualcuno a posto. C'è tanta gente. Oh no! C'è Piero. Ciao! Ramsey sta parlando da sole. Sì, esattamente. È talmente tanto sole c'è in questa nuova venue che... Esatto. Aspettate, vado a sistemare una cosa. Una lampadina. Sì. Vai. Allora vi dovrò intrattenere io. Cioè farò finta di essere capace. Ah, sta sistemando la player cam, capito? Voi non lo vedete, ma era dietro il monitor. Volevo sistemarla. Vabbè, ma va bene. Vabbè, perché sono storti, mi dà fastidio. Vabbè, ma così si vede la nostra nuova venue anche dietro. Cimo, hai inviato.
Che bel tag, Clem. E vi avviato, non visto. No, non lo vediamo perché c'è un 4 davanti. C'è la cam di player davanti. 4 for Paki, penso, non lo so. Vediamo. È probabile se dice così. Esatto. Vediamo. Attenzione. E for Paki. Allora, pronti? Questo partono? Sì. Final Destination, Breath of the Razor Bomb, non so se lo tanto tanto con questo. Button check forse? Possibile, vediamo. Sì, penso sia button check. Andati? Sì, button check, button check. Ah sì, che Krem sta provando le... Mentre facevamo free play mi aveva detto che voleva provare... Doveva un attimino... Il grab per vedere. No, le... Gli up air chain. Cioè, okay. Pro up air, doveva un po' ripassare quella combo, quindi penso sia per quello che... Gli che lo fa, lo fa in stream. Ma sì, ma stanno un attimino button check, ci sta. Ma non dovrebbe. Ci ha raggiunto anche la Boki, mitica. Che ci ignora. Esatto. Boki saluta la streaming. Ciao ragazzi. Vieni. Vai. Boki chi vince? È molto titubante sul giudizio finale. Dice non lo può dire. Sarà molto combattuta. Molto combattuta. 3-2, 3-2. Okay. Tra chi? Tra Boki e Yagli? Tra Boki e Yagli 3-2. Ha detto secondo lei Kremesis. Ci ha fatto un pensierino molto. Allora partono ufficialmente. Partono. Sì, sono partiti. Partiti. Comunque, matchup schifoso per Junior. Sì, allora perché... ce l'aveva detto il signor. Il Pato. Il signor Pato. Che ha fatto top 10 la volta scorsa al Ducato. Ha fatto top 3 in realtà. Vabbè, era per essere sicuro, ho detto sicuro è la top 10, poi non mi ricordo la posizione. Comunque una buona posizione. Top 3. Comunque abbiamo detto matchup brutto, però esatto. Krem sta una grandissima linea. Krem comunque sì, ha già fatto il 100% sugli agli e comunque Aya sta prendendo, gli agli sta effettivamente prendendo. Sta legge strappando molto bene. Un backthrow. Backthrow. La cringiata e niente. Killa. Attenzione, out of shield di Junior, ottimo tool per le kill. Come quasi tutto il suo kit. Quasi tutto il suo kit gli permette di killare fast a Junior, quindi. Abbastanza. Quindi appunto. Niente. Gli sbaglia e graba dall'altra parte. Palla di cannone, lo beta. Sì. Riesce a fare diciamo, 70% della parte di Yagi. Buonissimo, bravissimo. L'ha gibbato sì. Col Nair. Bravissimo gli agli. Si è assicurato la prima kill. Cringiato. Le gib sono fatte apposta. Bellissima conversione. Sì, esatto, la solita combo di Isabel. Molto bravo. Ha usato troppo con quel fair. Vicino al girone, il girone lo prende. Sì, ha fatto apposta di farsi venire a prendere. Ha detto eternamente vieni a picchiarmi che ti becchi un girone in faccia. E intanto Yagli cerca comunque di attaccare con la sua carissima fionda, ma appunto Krem se l'aspetta e quindi para. Poteva punirlo lì, poteva... Ha comunque un buon 100% adesso. Jab, manda off stage. 90% invece per... Prova di nuovo la jab, spot dodge. Bravissimo, con questa fionda. Brutta posizione per Yagli. Esatto, lo canna. Sì, e non riesce a tecciare. Bello. Milano non tecca. Esatto. Sì, poteva teccare. Esatto. Perché è scarso, vero, Boki? Ha detto che la Boki non sa se è scarso, credo. Intanto siamo comunque un sacco... lo so, aspetta, vai, tu commenta. Commenta intanto che sistemiamo sto problema. Commenta, scusami. bellissime le due canne per Yagli. Up smash, attenzione, starta la combo, Yap Air. Li ferma, non so perché penso potesse convertire un po' di più. Rimpicciolisce ancora un po' Center. Prova a baitarlo, up smash. Prova la canna per trovare la kill. Gli ruba il mecha cuba. La canna potrebbe essere finita. È morto, brutta di AI. 1-0 per Yagli. Krem disperato, come potete vedere dalla player cam. Giocare contro Isabel fa male, non fatelo.
1-0 Jagli, palla al centro. Sento ban di Kalos e altre cose che non ho sentito. Paki, Aya, non si scrive così. Sì. Sì, forse la tira un po' più sulla destra. Cioè, più che altro non capisco se... Ah, intanto comincia il secondo game. Comincia il secondo game, carica. Perfettissimo, perfettissimo. Chenchu, speriamo che adesso tu sia contento. Attenzione Nair. Com'è? È meglio? È meglio? Ho sistemato, sì, un attimino. Perfetto, guarda, al bacio, al bacio. Grazie. No, Paki non si scrive. Aya non si scrive Aguila, comunque. Comunque andiamo avanti. Quindi bravo Aster. Quindi siamo a due. Seconda partita. Scusa, scusa Cenciu, non posso rendere tutto realtà. Intanto qua subito early kill da parte di Krem. Però Yagli con una bellissima conversione prova a pareggiare i conti. Nair, Fair. Adesso qua aspetta un pochino Krem. Non lo sapevo potesse farlo, devo essere sincero. Ma una cosa che non capisco perché Yagli non stia facendo è prendergli il Mecha Koopa. Perché può funziona come il gyro di Rob, ma... perché poi non può più ripiazzarlo. Però rispetto a Pato, Krem lo usa davvero poco. Krem è molto più... Krem è molto più cattivo. È molto più lane win games. Esatto, diciamola così. Sfrutta un po' sfrutta tutto quello che sta, tutto quello che ha Bowser Jr. Infatti è molto bravo con la pressione. Infatti guarda, questo jab killa. È molto più non killa perché è bravissimo. Bravissimo Yagli con il recupero, bravissimo palla. Perry, palla in faccia, si è assicurato di letteralmente dire no, io voglio recuperare. Air di nuovo. Comunque Yagli se la stava davvero bene, purtroppo non è riuscito che la ancora a prendersi la prima stock. Sta davvero molto pericolosamente, sta giocando col fuoco, si vede. Aya, grab quasi prevista da parte di Krem che ha fatti se ne va. E canna prende. Se ne sono andati sì, tanta ragione. Infatti le prende. Bale killa davvero presto. Adesso, anche se era una 120. Stock totale di vantaggio per Krem. Esatto. Però Yagi può recuperare come ha fatto prima. Anche se io non l'ho visto come prima volendo. Ci vuole veramente un Nair per ucciderlo durante la Diego finita per esatto, come prima. Come è successo prima, che infatti Krem ha fatto. Ah. Esatto, un air per pareggiare i conti e due per vincere effettivamente. Vediamo un attimino. Jab. La parirà? Penso volesse fare full down air che è pensato. Possibile, non lo so. Brutto, bruttissimo. Yagli recovera. Mi salpeggia. È finita. E niente. Si è assicurata la. Uno pari, palla al centro. E Bocchi, fai tu sei a fianco. Uno pari, update, perfetto. Uno grazie, pari. Lo so. intanto mi piace come la chat sia solo Paki perché è per lui questo. Paki, per chi stai tifando, per curiosità? Per piccola curiosità. Per Yagli, giusto? Beck, dove stanno andando? Hanno sbagliato stage. Magari voleva mettere la musica, non lo so. Chissà. Sta bannando? No. Final Destination. Di nuovo? Chissà, no, devi leggerlo chissà. Non chissà. Isabella. King K. Rule? Ancora no, sì, dubito altrimenti. Sto tifando i... Ludwig. Sto tifando il Ero con Hocus Pocus ovviamente. Attenzione, Krem si è tolto la felpa. Adesso si impegna, si stiracchia. Si sistema, è pronto. L'ha downloadato. Krem sa tutto. Allora, di nuovo FD, come il primo game. Non ho ben capito questa scelta, perché prima Krem ha preso un po' un pisellone su FD. Ha tauntato!
Poppy. Ma siamo sicuri che era giusto, era intenzionale quel taunt? Clown cart senza cart? Vabbè, intanto sono partiti. Clem è partito benissimo con ben 60% praticamente. Questo era Misfit, grazie Pacchi, non l'avevo capito. E però gli altri comunque se la sta giocando molto molto bene, con un bel 100%, occhio! Voleva gimparlo malissimo, niente. Gli altri comunque se la sta giocando, è andato aggressivo, ha capito che Clem è più aggressivo di lui, quindi ha detto no, allora senti, fammi diventare passivo aggressivo. Canna giustamente se l'aspetta, bravissimo, ecco, t'ha ascoltato, quasi killa. Prova la canna, non ce la fa? No. Salta gironi e smash. Follow smash, follow smash, talmente tanto che Clem ha fatto, ah guarda te. Ah, e niente, qua anche se anche con la DI giusta non riesce a recuperare. Se Yagli avesse fatto subito DI out sul side B non si sarebbe preso. Dici? Però ci sta, è una di quelle cose che se non te l'aspetti la DI la sbagli. Ma intanto comunque Yagli già fa 50%, 55%, ha provato 5.5 vorrei far notare, 5.5? Esatto, 6.66, ok, 6. Oh no! No, aspetta! Niente, comunque buono, buonissimo, la solita combo di Yagli di cannetta e gironio. Ripianta il gironio. Purtroppo era... No, il fail così! Smash, però era piazzato male quello di Clem, perché sennò forse lo mandava molto lontano, eh. Sì, non killava, ma lo mandava lontano. Sì. Più lontano di così. E l'F Smash di Junior è molto... molto cattivo. È molto DLC, diciamo. Fa come DLC. Lagga poco, relativamente poco, e killa percentuali stupide. Ma tra l'altro ci chiede da dove streamate? Streamiamo da Bergamo. Sì. Specificamente spazio Polaresco. Se vuoi raggiungerci il prossimo mese, il 21 maggio, per Apersity Smash 10, ci farebbe molto piacere. Ah. Comunque, non perdiamoci. Tagliando spoiler tu, però. Yagi, vabbè, ma l'avevamo detto. Yagi. Vedi? DLC F Smash morto. A 100. Vedi, tu dai indicazioni nel mentre qua si fanno proprio lo smash. A per, come dici tu, DLC e robe simili, intanto tirano. Intanto Yagi sta cercando di accumulare percentuale, era già arrivato a 35 purtroppo, Pacchi e Pacchi anch'io. Che okay, è riuscito a fare comunque diciamo un po' 40, 60, 70, occhio! Molto. Potrei fare 2 frame. Up B, che lo manda in alto, brutta situazione per Yagli. Sì, brutta la no, canna, la canna. Se l'aspettava, la legge, e smash DLC a casa 2-1. 2-1 per Krem. Allora. Allora, 2-1 per Krem, però... 2-1 per Krem, però penso che Yagli si possa ancora riprendere tranquillamente. Alla fine sì, deve solamente è veramente un pessimo matchup per Junior. Comunque Trasno Shine, se vuoi recuperare è arrivato Mike con la birra. Bisogna un attimo vedere. Aspetta un attimo. Puoi fare. Sì, esatto. Ascolta Marco. Esatto. Marco ti girerà il link. Hanno detto tutto perfetto, vero ragazzi, nella live o audio volume o c'è qualcosa che non va molto bene? Diteci. Comunque, situazione di neutral, leggero vantaggio da parte degli Yagli. Prova la jab che entra, 44%. Il Mecha Koopa potrebbe salvarlo, ruba il Mecha Koopa finalmente. Sì, l'aveva recuperato anche nella partita prima. Situazione molto even, neutral, si lanciano moltissime cose. Oh, da un throw, fair, lo manda fuori dal livello. Oh, jab, Yagli può punirla bene. Diteci se lagga solo a Trasno Shine o se lagga anche un pochino in giro. Okay. Anche a voi lagga la live, perché qua da noi lagga. Poi non lo so. Sì, hanno detto lagga un filino. Che... Cioè, mi fa molto ridere che Paradosso è qua e scrive dalla venue da 2 metri a scatti. Ah, ma proprio a scatti. No, l'abbiamo tolto perché sennò i player non c'entrano. Mi scusi.
Ragazzi, per la live che lagga, adesso Mike sta provando a fare qualcosa. Speriamo, speriamo non sia troppo fastidioso. Oh, intanto Crema aveva un piccolo vantaggio, ma Yagdi riesce subito a trovare la kill. Prova la canna, adesso un lieve vantaggio da parte di Crem. Prova il dash attack. Z-drop. Jab. Lo spinge via. 70% comunque da parte di Crem, comunque già tanto, eh. Sì, sì, sì. 36% per Crem, però. Ciao Alberto! Niente. Niente, adesso aspettiamo. E la recovery. Ah, usa il saldo per recoverare. Sì, sì, si aspetta. Madonna, madonna, lo aspettavo. Io me l'aspettavo quella. Che lo rifaceva quella la smash. Un po' di sì, spaghettata, un po' di spaghettata. Boezer. Ma comunque, situazione in even, up B, sì, scusate, up smash out of shield di Junior, ottimo tool. L'ha usato 4 volte, siamo sinceri, però intanto è una cosa che killa subito. Ultima stock potenzialmente di Yagdi del set, 41% subito, prova una cosa un po' pazza. Così, è questa forse la forza di Paki? Quel 4-all smash. Ok, canna, canna e niente, se l'aspettava, niente, non riesce a prendere il mecha Koopa perché è caduto giù. Un Koopa Sapien. Situazione un po'... alla fine un po' Krem può chillarsela avendo il vantaggio. Prova una jab che non entra. Canna. 65% e anche Aya. È a kill percentuale Yagdi, ma comunque può recuperare molto velocemente. Madonna, quel parry mi ha fatto cagare un po' sotto. Piccolo predict, Krem legge una roll e 5 smash e vince. Ma perché devi fare il predict? Non siamo nel piccola calcio predict, che devi fare il gufo. Piccola predict, non è un gufo. Magari vince Yagdi, lo spero per lui perché game 5 sarebbe figo. Sarebbe il primo game 5 della partita, anche sì. Perché abbiamo fatto 3 match. Quindi questo sarebbe il 4 che stiamo contando. Se non è clown card un po' per stallare un po' sulle piazze. Sì, si sta aspettando la fuori dal livello, può sfruttare il momento. Nair. Il doggia. Nair. Palla di cannone, non penso sia un missing. Ok. Cioè, penso volesse una grab, adesso avrebbe avuto sì, molto secondo più me senso. Voleva continuare. Oddio, che peccato, che pericolo! Che pericolo! Madonna santa, Yagdi. Sta giocando. Yagdi 140. Ok. Alla palla di cannone, attenzione. Okay, la palla di cannone potrebbe essere critica. E niente, l'ha lanciata dall'altra parte. Ok, Krem voleva chiudere subito con quel carte. Un po' pazza. Devo un attimo ricomporsi. Vedo un po' l'ansia da parte di Krem. Killa e niente. Quella cavolo, quel cavolo di fail killa subito. Intanto 3-1. 3-1 per Krem. Bellissimo set. Un po' qua c'è stata un po' l'ansietta finale. E i set così sono sempre più belli, secondo me. Adesso vi lascerò a Xentor che io devo andare a giocare. Alla prossima. Ciao, buona partita. E niente, non mi hanno salutato, quindi occhio che fa cadere pure tutto. Cimo terremoto. Niente, buon salve di nuovo. Lago un po' la live. Devo dire che chiedono Belalzi. Chiedono diteci nel mentre stiamo aspettando, diteci voi, non so cosa sta facendo, stiamo aspettando nel mentre che sistemano, e quindi niente, aspettiamo, non so nemmeno chi viene a commentare con me, se viene qualcuno. Fermi! Dimmi!